Lascio pure com'era. Ok, buongiorno ragazzi. Oggi abbiamo qui il professor Facchetti, che è stato ed è il titolare del corso ed è il presidente del corso di laurea. Così vi saluta e vi dà qualche indicazione. Ok, e poi iniziamo regolarmente la nostra lezione. A fra poco. Benissimo, grazie a tutti. Allora, noi non siamo conosciuti perché quest'anno, non siamo conosciuti a lezione perché quest'anno abbiamo diviso le cattedre in due parti perché, per gestire meglio ovviamente i discenti e per gestire meglio anche la questione del Covid, nel senso che essendoci una sola classe con questa frequenza che abbiamo, con una sola cattedra con la frequenza che abbiamo noi adesso, avrebbe determinato la possibilità per un numero estremamente inferiore, cioè la metà, avevate la metà delle possibilità di poter venire eventualmente a lezione, no? Perché chiaramente essendocene 500 tutte assieme, ecco, invece dividendolo in 250-250 circa, riusciamo a dare opportunità a più persone che vogliono seguire in presenza di poter essere in presenza. Questo è il punto primo. Secondo, l'abbiamo diviso in modo che vengano gestite da due cattedre. Ci sarà comunque fra me e il professore Iodice comunque un rapporto di simbiosi continua su, per quanto concerne, e di coordinamento per quanto concerne sia la gestione del programma presente, quelli futuri, e la gestione dei testi. E poi può anche darsi che faremo anche degli appelli d'esame condivisi, e quindi peraltro potrei così avvalerti anche dei miei assistenti che comunque conoscono la materia. In generale io facevo fare una prima esame, lo organizzavamo in modo che c'era una prima serie di domande fatte dai collaboratori, no? Dai collaboratori, e poi tutti comunque venivano per la domandina finale da me, in modo che io posso sentire tutti, eccetera, eccetera. Così. Tu invece non è previsto lo scritto, no? Quindi per questo, quindi, siccome sono dei numeri grandi, avendo 5-6 collaboratori, ti agevolano il modo di gestire la cosa. Comunque tutti avrete modo di parlare con i titolari dell'insegnamento. Volevo dirvi che il nostro corso di laurea, voi siete all'inizio, quindi vi auguro, faccio molti auguri per la vostra carriera. Se voi avete bisogno di qualunque cosa, chiedete alla segreteria didattica. Se non funziona, in casi particolari vi trovate incagliate, potete scrivere al mio numero, a Giulio Facchetti, che sono, oppure alla professoressa Alessandra Vicentini, che è la nostra anglista, che voi conoscerete al secondo anno, che è la vicepresidentessa. Volevo anche dire che ci sono tutta una serie di eventi che noi organizziamo, anche se c'è il Covid. Questi eventi permettono voi quest'anno non dovete presentare il piano di studi, no? Siete venuti, avete tutti gli esami obbligatori, tranne la scelta minima che abbiamo introdotto di spagnolo e di inglese propedeutico. Si chiama propedeutico, ma il nome non è felice perché propedeutico vorrebbe dire che sarebbe obbligatorio invece in realtà è un inglese preliminare, introduttivo, per chi pur sapendo, avendo studiato inglese, magari ha bisogno di, mentre chi si sente già abbastanza avanti con la cosa può avere questa infarinatura di spagnolo e poi al primo anno farà comunque inglese 1. Ricordate che noi abbiamo introdotto con quest'anno tre annualità di inglese, quindi c'è quello propedeutico, inglese 1 e inglese 2, l'unico obbligatorio è l'1, è l'1. Non so se per voi addirittura non è più neanche obbligatorio l'inglese 1, comunque. Voi abbiamo, perché anche quello, no, mi sa di no, che già nel piano di studi di quest'anno abbiamo reso meno obbligatorio, perché l'abbiamo fatto perché ci possono essere ormai sempre più persone che l'inglese lo sanno già bene a questo punto, no? Perché per un motivo o per un altro hanno già raggiunto un certo livello, per cui magari non è che possono voler farne una sola delle annualità. La terza annualità è un'annualità monografica, cioè che riguarda un inglese applicato al giornalismo, eccetera. Comunque lo vedrete di volta in volta. Abbiamo cercato di fare un piano di studi, che penso che sia un motivo anche per cui abbiamo così tanti iscritti. È ricchissimo di scelta e è libero nella scelta, nel senso che uno si costruisce come si chiama, il percorso che vuole lui. Poi lo farete l'anno prossimo, vi disegnerete il percorso come volete voi. Però intanto voi potete essere piuttosto interessati alla comunicazione pubblica istituzionale, piuttosto che alla comunicazione giornalistica, piuttosto che alla comunicazione di impresa, eccetera. Noi stiamo cercando di rafforzare tutta questa serie alla comunicazione televisiva o dei mass media. Stiamo cercando di rafforzare di volta in volta tutti questi settori alla gestione degli uffici stampa, della comunicazione interna alle imprese. Quindi stiamo facendo tutta una serie di rapporti di questo genere. E quindi ecco, grazie
grazie al, ovviamente il nostro scopo, lo scopo del nostro corso di laurea è anche quello di fornire una solida base umanistica, così oltre ai mezzi dell'espressione che sono caratterizzati dagli esami tecnici, cioè che mi insegnano, non so, grafica multimediale, la gestione, come si chiama, di un, come si gestisce un ufficio stampa, eccetera, eccetera. Abbiamo anche dei contenuti da veicolare, no? Perché molto spesso poniamo anche una professione che sottovalutata o di nicchia come quella per esempio dell'autore televisivo o del collaboratore dell'autore televisivo, sono in realtà molto richieste ancora, perché la televisione, nonostante sia un mezzo di comunicazione di massa destinato a ridurre la sua presenza, dà ancora tante opportunità. Per fare l'autore televisivo ci sono determinate tecniche, capire come si fa un palinsesto, come si fa eccetera, come si può sorgere un'idea, abbiamo mandato i nostri studenti a Magnolia, a Endemol, così eccetera, no? A fare degli stage, alcuni sono stati assunti anche, no? Però cosa succede? Succede che bisogna saper scrivere in italiano, cioè bisogna saper scrivere e parlare in italiano, e questo sembra una dote comune, ma in realtà quelli che lo sanno fare bene sono sempre più pochi, quindi questo è un punto che noi dobbiamo tenere in considerazione, per cui la nostra solida base umanistica che serve a creare quello spirito critico, no, che poi vi servirà in tutta la vita, parte proprio da questo fatto, dalla storia della comunicazione, è nella tasca più esterna, così almeno passamelo con lo spento. Parte dalla storia che scusate questo è un disturbo, parte dall'analisi storica, ci sono diversi insegnamenti storici che attraversano tutti i tre anni, a partire dall'origine della comunicazione, e noi in questo corso studiamo le origini le prime tappe della comunicazione interpersonale, della comunicazione di massa, che si basano proprio sulla scrittura. Tutta la storia umana è collegata con tappe della storia della comunicazione. In realtà, voi la scienza della comunicazione, che spesso viene considerato una laurea un po' così, però in realtà tutti i passaggi, l'introduzione del linguaggio verbale umano nelle fattezze che noi abbiamo oggi, non possiamo sapere quando è avvenuto, ma se lo colleghiamo in qualche modo con l'esplosione dell'arte rupestre del 40.000-50.000 anni fa, possiamo collocarlo lì. Prima di 40.000-50.000 anni fa probabilmente c'erano tipi di comunicazione diversi, lì l'astrazione, l'arte, tutta questa è un segnale, è una manifestazione di qualcosa che è cambiato nel cervello di questi scimmioni, no? Cioè che non erano più scimmioni, erano i nostri antenati a tutti gli effetti. E poi via via venendo in giù, l'introduzione della scrittura, molto più recente, si passa a 6.000, 6.200, 6.300 anni fa, e quindi siamo, 5.200, perché sono 3.200, 3.300 avanti Cristo, i Sumeri, per quello che ne sappiamo, gli Egiziani parallelamente o influenzati in qualche maniera. Quindi questo, altra tappa, e lì c'è un... si parte dallo stato dell'uomo della pietra, lo stato di un uomo che comincia a pensare a qualcosa d'altro, a creare delle aspettative, delle religioni, eccetera. A un certo punto si passa con la scrittura, si può comunicare con persone vissute 100 anni, 200 anni prima di te, quindi c'è un'interrelazione, non a caso l'invenzione della scrittura, l'evoluzione della scienza e della tecnica sono collegate, c'è un'impennata, no? L'organizzazione della città, eccetera, anche se sono sempre funzioni pratiche che spingono cioè come la funzione, le necessità contabili, no, immediate a cui dobbiamo rispondere. Poi dopo l'invenzione della scrittura, alfabetica e della scrittura alfabetica completa, che è un dono preziosissimo che viene dato dalla civiltà greca, la nostra civiltà occidentale, come tutte le civiltà, secondo un modello di Momigliano, certo, si forma di formanti, no? C'è la formante greca e romana, la separerei, no? I greci hanno dato la filosofia, ma nel senso proprio del discorso logico-scientifico, hanno organizzato la scienza in tutte le discipline, no? Tutti i modi, le nostre parole per la scienza praticamente sono quasi tutte greci, cioè anche la parola storia stessa, no? Che sembra che non è, che sarebbe una parola latina, ma in realtà è una parola greca. Sono tutte parole che vengono dai greci, la parola storia, e la storia ha un ruolo fondamentale in tutto questo dialogo col passato. Quindi abbiamo come queste appendici, l'invenzione della scrittura alfabetica, attenzione, è un portato importantissimo della civiltà greca, non messo sufficientemente in evidenza mai, perché sarà un caso che dopo 200-300 anni da quando i greci introducono e cominciano a usare l'alfabeto completo, quindi trascrizione, la trascrizione più vicina a quella possibile
immaginabile dagli scienziati che usano l'alfabeto fonetico internazionale, che praticamente è modellato sull'alfabeto greco, si potrebbe dire, no? L'alfabeto fonetico internazionale sono quelle trascrizioni che leggete nei vocabolari di inglese perché vi dicono come si pronuncia la parola indipendentemente dalla grafia transeunte delle diverse tradizioni ortografiche che ci possono essere nelle lingue, che rimangono scollate dalla lingua, che man mano si evolve la scrittura rimane come nel Medioevo, come è successo per il francese, per l'inglese e per molte altre lingue. Ebbene, i greci introducono questo modello. Qual è il punto? Il punto è che l'apprendimento della scrittura, l'accesso ai testi scritti, essendoci 24 sedi da imparare, ci vogliono 2-3 settimane per impararli, no? Praticamente una platea molto più ampia di persone è stata irradiata da questa possibilità, no? Da questa potenzialità, e quindi automaticamente sarà un caso che nel VI, nel V secolo emerge questa. C'è stato il bacillo del genio che a un certo punto si è concentrato nel fazzoletto di te. No, è successo evidentemente qualcosa, collegato anche con queste cose. Le scrive, secondo me, anche chiaramente Jared Diamond in Armi, Acciaio e Malattie, che è un libro molto interessante da leggere. Quanto concerne, questo è un antropologo, diciamo così, che ha vinto il premio Pulitzer. Quindi è questa la prospettiva, e non vi sto a dire i passaggi successivi. L'invenzione della stampa, no? Che è collegata a un fenomeno storico, la caduta di Costantinopoli, lo spostamento di sapere, di studiosi poco prima, che ha determinato una svolta nella storia dell'Occidente, quindi automaticamente anche lo stesso protestantesimo, a un certo punto la riforma nasce perché è una specie di rilettura filologica del come è stata fatta la lettura filologica di tutti i testi greci e latini che loro leggevano nella versione medievale, magari corrotta, greci no, perché non la leggevano, quelli latini, ma si recupera l'Iliade e l'Odissea per la prima volta. Vedono che cos'è, perché prima avevano i riassunti, e il testo latino di Cicerone, vedono il vero Cicerone, cominciano ad andare a vedere, ma noi abbiamo una copia del 1200, ma andiamo a vedere la copia del IV secolo, del V secolo, per vedere com'era Virgilio, com'era Cicerone, e lo stesso fanno anche con la Bibbia, e da lì nasce, quindi, e da lì la necessità della stampa. La stampa inventata per stampare, fra l'altro una traduzione, quindi dal punto di vista linguistico sarebbe veramente della Bibbia, eccetera, sarebbe molto interessante. Ecco, la stampa e poi l'età moderna, l'invenzione dei mezzi di comunicazione di massa, il cinema, la radio, la televisione, l'era digitale. Ogni volta che c'è un gradino della storia della comunicazione corrisponde a un gradino che rivoluziona la storia dell'uomo. Noi siamo qui a spiegarvi i primi gradini. Quello dell'introduzione della scrittura alfabetica, per esempio. E come mai, appunto, quindi la Grecia, che è un componente essenziale della civiltà occidentale, costituisce componente anche per questo, per aver dato quel grande contributo. E perché è avvenuto che la Grecia ha potuto inventare l'alfabeto? Perché sono avvenuti dei fenomeni prima che hanno fatto perdere ai greci una scrittura che avevano acquisito precedentemente. Quindi i greci avevano una scrittura prima dell'alfabeto, ma a un certo punto non ce l'hanno più. Perché? E noi l'abbiamo scoperto dopo che loro avevano questa scrittura, quindi è tutta una storia molto affascinante che ci permette di parlare di Schliemann, di Evans, di Ventis e di tutto il resto. Questo volevo dirvi per dirvi che comunque il nostro è un insegnamento storico, ma che vi dà anche un'apertura culturale che poi vi permetterà di andare in tutto il mondo, perché nel mio librettino, anche se quello di antropologia della scrittura, anche se viene tutto presentato come infarinatura generale, è chiaro che che vedrete scritture di tutti i tipi, no? Perché si parla proprio dei tipi di scrittura. Va bene, non vi disturbo, vi dico soltanto che noi organizzeremo degli eventi, in questo periodo stiamo organizzando degli eventi. Gli eventi sono dei percorsi, dei seminari che voi potete seguire online, e se partecipate riceverete un attestato. Accumulando questi attestati, alla fine della vostra carriera ottenete, con un certo numero di punti, come i bollini del supermercato, ottenete la possibilità di avere 2 punti in più nella media per l'esame di laurea, no? Quindi per esempio avete la media del 102, partite dalla media del 104, quindi, e oltre al fatto di partecipare a questi eventi. Quindi adesso ne abbiamo diversi organizzati, ce n'è uno che è il corso Scienza e Fantascienza, se lo cercate sul sito dell'Insurre, Scienza del professor Musso. Voi siete del primo anno, lui lo organizza, diciamo, alla magistrale addirittura, ma a voi non interessa, perché comunque è un percorso interessante per voi che siete studenti di scienze della comunicazione. Poi ne abbiamo molti altri, organizzeremo per esempio un incontro con Panebianco, Angelo Panebianco, il giornalista, e anche con Massimo Franco, un altro giornalista che verrà da noi. Poi avremo altri incontri anche
che parleranno in generale di problemi specifici della comunicazione giornalistica, della comunicazione di massa in questo periodo particolare, ma faremo anche incontri culturali più, per esempio parleremo del rapporto che c'è fra i nuovi mezzi di comunicazione di massa e la lingua, la scrittura cinese, per esempio, no? Oppure parleremo che senso ha lo studio delle lingue classiche nell'università e nella società moderna. Questo è il punto, no? Insomma, faremo tutta una serie di conferenze di questo genere in cui poi, a cui poi voi potete partecipare e alla fine dell'evento ottenete questo riconoscimento di punto. Chiuso tutto, anche la comunicazione pratica, se avete bisogno scrivete a me, alla segreteria prima di tutto, se non ottenete niente dalla segreteria, solo in estrema istanza potete scrivere. Avete già qualche domanda, vedo. Ah, oddio, ti prego, sì, dimmi. Sì. E devi scrivere alla Vicentini, professoressa Vicentini, oppure a Anna Chiara Brusa. Io vi dico i nomi, voi o li trovate facendo Google, scrivete Alessandra Vicentini Insubria con Google, oppure andate nel sito dell'Insubria, scrivete Alessandra Vicentini, oppure andate nella posta istituzionale che voi dovreste avere e scrivete Vicenti, vi salta fuori, no? Alessandra, come Iodice, Facchetti, vi salta fuori l'indirizzo, no? Che poi è sempre lo sei, Alessandra.Vicentini, chiocciola. Sì, le date sono già state fissate, eh? Quindi mi raccomando, il test... è importante, è un importante, c'è un test con domande con domande di cultura generale che però a noi serve per avere un'idea specifica del livello, siccome voi venite da, scusate non parlate perché sennò disturbate anche i vostri, scusa, ma qui è un po' basso questo coso. Io lo tengo più alto così almeno non riescono neanche a sentirsi una volta. Allora dico, praticamente dicevo, c'è un test a domande che però è di cultura generale, a noi serve per avere un'idea di che livello, cioè a che livello sono messi appunto le nuove matricole e anche queste nostre lezioni che facciamo preliminari, cerchiamo di volta in volta di introdurre dentro degli elementi che magari voi avreste potuto avere come vostra cultura precedente, ma siccome alcuni di voi vengono dagli istituti tecnici, altri vengono dal liceo scientifico, altri vengono da, venite, avete un'origine eterogenea dal punto di vista della preparazione pre-universitaria, per cui per esempio se io parlo di, dico Omero, non è il papà dei Simpson, sarà qualcosa d'altro e vi diciamo che cos'è, quindi lo diciamo anche se è una cosa che sembra banale, però va detta, certo. Perché a specie all'inizio, no? Perché poi alla fine voi avete il solito questionario delle opinioni scrivete le mie conoscenze preliminari non sono sufficienti, no, però tenete conto anche del fatto che noi vi introduciamo dentro degli elementi extra apposta per portare le vostre conoscenze preliminari, quindi per rispondere a quella domanda dovete tener conto di come noi cerchiamo di introdurre le questioni extra. Dicevo, il test, quindi c'è un test a domande, vedete di rispondere giusto, vi dicono che colore era il cavallo bianco di Napoleone, dovete bianco, rosso, verde, dovete scrivere la risposta giusta. Alcune sono facili, chi era Mussolini? Un parrucchiere, un dittatore oppure un scrivete, dovete rispondere a queste domande e alle volte sono semplici, alle volte sono meno semplici, ma questo non inficia la vostra, cioè il voto che prendete in queste domande non inficia la vostra missione, invece inficia la vostra missione la composizione di 20 righe che avete, 20 righe, su un tema che vi diamo, un tema di attualità, noi dice parlate del Covid, dico che ne so, e voi dovete in 20 righe far sapere che sapete scrivere un testo in italiano, padroneggiando un pochino il lessico, la struttura sintattica e grammaticale, non fare solo delle paratassi, non mettete gli errori, scrivete in un registro tollerabile per un testo presentato a me mi piace, che ci sono dei pesettoni, cioè dovete scrivere in modo che siano delle cose, tollerabili, in modo da prendere la sufficienza. Se non prendete la sufficienza, continuate pure a fare i vostri esami, a seguire i corsi, la carriera viene bloccata e vi viene dato un carico ulteriore di studio, un librettino piccolissimo di grammatica normativa dell'italiano contemporaneo, no? E dopodiché il professor Gaspari vi sentirà per vedere se avete letto quel librettino. Ma di solito sono pochi quelli che, però può capitare che voi, questo qui è un campanello d'allarme di cui voi dovete tener conto, perché la padronanza della lingua italiana, quindi dovreste fare degli sforzi cominciando a leggervi qualcosa, indipendentemente da quello che vi diamo noi, no? Perché il fatto di padroneggiare la lingua madre, la lingua uno è fondamentale, no? È fondamentale anche per capire tutto, se no uno è spaesato, non capisce niente, sente il telegiornale, capito, percepisce, e voi studiate scienze della comunicazione, emittente, messaggio, destinatario, ma quello che conta è il destinatario, se l'emittente emette 10, il destinatario
recepisce due, la comunicazione è avvenuta solo per il due, il resto 80% è andato, è come se il destinatario parlasse col muro, no, capito? Quindi cioè l'emittente parlasse col muro, è il destinatario, è quello che capisce il destinatario, del codice dei contenuti che sono del messaggio. Basta, vado via perché sennò qui... Altre domande? Benissimo. Però approfittate, no. Okay. Ciao. Caro, buona lezione, grazie. Arrivederci. Arrivederci, buona lezione. E voi potete anche scrivere in lineare B, così correggiamo in pochi e siete. Allora. Da casa tutto bene? Sì. Sì. Ok. Allora, diamo inizio alla nostra lezione. Volta scorsa abbiamo lavorato molto su altri tipi di scrittura. Oggi il focus è sulla scrittura alfabetica. Ok? Tra l'altro, la lezione che vi terrò oggi prescinde dal testo che avete di riferimento. Ok? Quindi vi dirò cose che non trovate sul vostro testo e quindi è importante seguire e prendere appunti perché sarà interessante. Il testo che di solito avete di riferimento, Antropologia della scrittura, con la lezione di oggi è extra, ok? Perché così andiamo a integrare con altre informazioni. Vedete, prima il professor Facchetti vi richiamava l'importanza del significato delle parole, no? Citava parola storia. Però la storia viene dal greco istoria, che ha una radice che è id, che significa in greco vedere. Secondo voi che connessione c'è tra questa etimologia e il fare storia per voi? Questo è bello nella logica del ricevente, no? E ha questo senso. Però per i greci, perché c'è questa forte connotazione con il vedere, secondo voi? Che quale deve essere un requisito fondamentale per lo storico? Provate ad andare a intuito, parlate liberamente, non c'è problema, giusto per capire. Tu devi raccontare ciò che hai visto, no? Nel senso più profondo, per i greci, lo storico dovrebbe essere una persona testimone dei fatti. E questo naturalmente crea una maggiore credibilità della narrazione, perché io c'ero, io ho visto. Scienze della comunicazione, il giornalista che è sul campo, cosa fa? È lì, il reporter, chi è? Colui che è sul confine. Provate a pensare in zone pericolose come l'Afghanistan oggi o altre. Reporter è lì, vede, è testimone e riporta quello che ci siamo. Quindi per i greci in origine la storia è questa, è un dover raccontare ciò che vedi. Infatti all'origine un altro principio chiave del fare la storia è il concetto di autopsia. Voi autopsia
conoscete anche solo per telefilm, no? La collegate subito a che cosa, l'autopsia, voi? Un crimine e poi un medico che deve svolgere l'autopsia, che questa è una parola greca che vuol dire autos, da me, da sé, e ops vuol dire occhio. Quindi fare un'autopsia vuol dire che io con i miei propri occhi devo verificare. Ora vedete che c'è una stretta relazione tra significato di storia, istoria, poi in latino, historia in latino, ma in greco è istoria. Ok? Quindi vedete che il concetto è quello del vedere. Allora, qual è il significato di questa riflessione? Che padroneggiare il senso profondo della parola ti porta anche a capire dove vuoi arrivare. Faccio lo storico, bene, io devo occuparmi di fatti di cui posso avere una documentazione, magari indiretta, ossia devo leggere le fonti, ok, però vedete, devo sempre passare attraverso una mia verifica, diretta o indiretta che sia. Chiaro come senso? E allora avete un'indicazione di metodo. Poi adesso all'università continuamente vi parleranno di metodo, metodologia, eccetera. Questa è un'altra parola greca. Metodo viene da metà odos, vuol dire che è l'indicazione della strada da percorrere. Il metodo ti dice come muoverti, come camminare lungo quel percorso. Questo significa metodo. E avere una sorta di bussola di riferimento per orientarsi nella scienza, nella conoscenza. Chiaro? Vedete che appena uno parla possiamo creare mille considerazioni che ci portano, no? Nel senso profondo delle parole e delle cose. E questo poi è un po' il fascino dello studio della lingua e le sue fasi anche proprio più antiche. Ieri ero a Roma a tenere il corso di glottologia, tra l'altro lì ci sono studenti di tutto il mondo perché arrivano dal Brasile, l'Australia, l'America, eccetera, e ragionavamo proprio sulle radici delle parole e loro tiravano fuori, ho chiesto loro di dirmi parole più strane possibili. Dato ieri c'era anche un allievo che arriva dal Messico e quindi poverino è diventato vittima su che cosa? Come voi, sulla scrittura maya. E ho detto, scritture mesoamericane. E allora, no, per cui lì è il bello. L'altro allievo brasiliano, ci siamo messi a parlare del Tupi Guarani, quindi delle zone dell'Amazzonia, eccetera. No? Per dire il senso profondo delle parole. Allora ieri per esempio uno diceva, professore, ma per esempio concetto di Dio, cosa significa Dio? No? Ma, per esempio c'è un'antica radice che è Dei di, indoeuropea, che significa luce. Ora da questa radice indoeuropea è derivato il termine Dio, che significa colui che dà luce, che illumina. E allora, perché molti lì hanno fatto il latino, come si dice giorno in latino? Dies. Perché si chiama dies? Perché questa è la radice, perché vuol dire che c'è la luce. E quindi poi in italiano diurno, che si fa la luce del sole. Oppure in greco un epiteto che Omero usa continuamente per indicare Achille, dice il divino Achille. Ma in quel senso il divino è che è luminoso Achille. E cosa vuol dire luminoso? È che vuol dire che col suo coraggio, con le sue azioni, con il suo saper combattere, dà luce al suo popolo. Vedete che vado molto più in profondità. Ecco perché consiglio che io vi do spassionatamente, volendo voi operare sulle parole, perché comunque il comunicatore usa il linguaggio scritto, non scritto, verbale, non verbale, ma è un modo di comunicare. Più le capite voi, più le saprete far capire.
comunicare, ve l'avevo detto forse alla prima lezione cosa significa o no. Vuol dire mettere in comune un dono. Ma cosa comunichi se non hai niente da comunicare? No. Allora, adesso, al di là delle cose da fare, l'invito che vi ho già fatto e che vi farò sempre è approfondite, leggete, studiate, conoscete. Chi è che si distingue? Di solito nella comunicazione si distingue la persona creativa, intuitiva, e la persona che ha molto da dare, che se no comunichi qualcosa di sterile, di scialbo, e la parola è il nostro dono, ok? Andate a pensare, voi con la parola potete rendere felice una persona o no, ma potete anche umiliarla, offenderla, distruggerla, è un'arma a doppio taglio. Infatti la parola è all'origine di tutto, anche nel prologo di San Giovanni, Vangelo di San Giovanni, si dice «En archeologo sen, kai e... er... kai sax e geneto kai eschenus enen e min». E in origine la parola era logos o logos. L'origine c'era il logos, che significa parola. In greco logos significa parola, ma significa anche ragionamento, perché devi dire qualche cosa che abbia senso, altrimenti è parola vana. Ok? E questo è fondamentale. Pensate alla forza dell'enunciato, cioè la linguistica pragmatica che ha studiato i cosiddetti atti linguistici e dice guarda che la parola ti può cambiare la vita. Vate a pensare, un giorno vi sposerete in chiesa o in comune, c'è qualcuno che formula un enunciato. Da oggi sei, vi dichiaro, marito e moglie. Da quel momento con la parola è cambiato il tuo statuto esistenziale giuridico. Ok? Quindi per dirvi come... la parola ha un effetto di azione, infatti Platone diceva parlare e agire. Agire vuol dire anche colpire. Una persona ti dice ti amo, ti si apre un mondo. Se te la dice quella giusta, ovviamente, uno. Perché cambia, ma sono parole, no? Che sono arrivate. Chiaro? Quindi detto questo. Allora, adesso abbiamo studiato già tante cose, abbiamo parlato di pittogramma, abbiamo parlato di ideogramma, abbiamo parlato di fonogramma, vi ho spiegato la volta scorsa anche che cos'è la scrittura acrofonica, vi ricordate? Quindi, e poi abbiamo introdotto anche la categoria dei determinativi. Determinativo abbiamo detto che è il ricorso nella scrittura a quell'elemento che mi aiuta a mettere in categoria, no? Mi aiuta a contestualizzare dal punto di vista semantico. Allora vi citavo a proposito dei determinativi sumerici, il determinativo Dinger, vi ricordate? Che indica il Dio, quindi mi aiuta a disambiguare, ossia a rendere meno ambigua l'interpretazione, che vuol dire che quel nome deve appartenere sicuramente alla categoria dei teonimi, ossia dei nomi degli dei. Siamo? Quindi questo è già un bagaglio importante per tutta la riflessione. Abbiamo spiegato poi bene che perché nasce la scrittura, il passaggio dall'homo loquens all'homo scribens. Quindi perché, quando? Abbiamo parlato del sistema in uso in Mesopotamia, scrittura ideografica lì, poi ci siamo spostati in Egitto e poi abbiamo fatto un volo verso l'America centrale e poi in Cina, come bacino. Adesso veniamo alla scrittura alfabetica. Scrittura alfabetica è proprio la scrittura più funzionale, più economica, con il più alto grado di precisione.
Allora, la scrittura alfabetica nasce intorno al secondo millennio avanti Cristo e nasce in un'area geografica particolare. Per intenderci, è l'area che noi oggi collochiamo tra la Siria, il Libano, la Giordania, Israele e il Sinai, il deserto del Sinai. Quindi appartiene ad un'area geografica in cui si parlavano lingue di che gruppo che vi ho spiegato? Bravissime, lingue semitiche. Quindi l'alfabeto nasce in area semitica presso questi popoli. Ricordate la prima lezione quando vi ho accennato un po' alla classificazione delle lingue? Abbiamo detto lingue indoeuropee, per intenderci, romanze, baltiche, slave, greco, albanese, armeno, tocario, gruppo indoiranico. Poi abbiamo chiamato le lingue semitiche, per intenderci, l'accadico, l'etiopico, il maltese, l'ebraico, l'aramaico, l'arabo. E poi ci sono le altre famiglie, giusto? Gruppo uralo-altaico, per dire il finlandese, pur essendo nel nord Europa, non è una lingua indoeuropea, ma appartiene a quest'altro gruppo. Anche la lingua degli eschimesi appartiene a questo gruppo, oppure l'estone, che pur essendo vicino alla Lituania, dove si parla lingua baltica, appartiene a quest'altro ceppo linguistico. E poi c'è il gruppo uralo-altaico, per intenderci il turco. E più giro per il mondo, più mi dovrò confrontare con ceppi linguistici diversi. Per cui ci sono le lingue amerindie, poi ci sono le lingue del Pacifico e dell'Australia, che sono un altro ceppo. Se vi spostate in Africa è da mettersi le mani nei capelli, perché lì ci sono, c'è il gruppo congolese, poi c'è il gruppo sahariano, sono tantissime lingue diverse anche lì. E poi c'è tutto il mondo sino-tibetano, il cinese con le sue 5 varietà, e il Tibet, e poi c'è la Corea, e poi c'è il Giappone, insomma, per darvi un'idea della complessità. Ora il focus, il merito, è sulle lingue semitiche di quest'area. Siamo in Medio Oriente, per intenderci, ok? Quindi, e siamo nel secondo millennio avanti Cristo. Prima abbiamo detto che c'era già la scrittura ideografica che si manifestava sia in modo ideografico, sia in modo anche cuneiforme, vi ricordate con il cuneo, poi inizia a manifestarsi anche come geroglifico, quindi sono le varie manifestazioni, ma sempre scritture ideografiche. Il primo alfabeto di cui noi abbiamo notizia certa è il cosiddetto alfabeto ugaritico. Alfabeto ugaritico. Io penso che qualcuno di voi, se dovesse andare al programma milionario di Gerry Scotti, vi beccate una di queste domande, diventate ricchi e poi spartirete con me, perché queste, domani che foste voi autori di questi quiz, aspettate che qua per vincere il milione vado a controllare gli appunti del prof Iodice, andiamo a mettere una di queste là, sono pochi che possono sopravvivere, ma voi fieri o tornate col bottino o come autore farete una figurona, dico mazzala questo quanti ne sa, quindi giusto, ed serve, non si sa mai nella vita, mettiamo da parte che poi può succedere. Allora, l'alfabeto ugaritico risale al 14° secolo avanti Cristo.
Ugaritico perché rimanda all'antica città di Ugarit, per farvi capire sempre oggi è la Siria. Siamo in quell'area lì. È una lingua semitica e la scrittura è di tipo cuneiforme, quindi è tracciata come i cunei che vi ho indicato in precedenza. Ci sono una trentina di segni, quindi vedete che siamo andati incontro a che cosa? Una significativa riduzione, ecco perché è tra le prime scritture alfabetiche. Okay? Il tratto di questi segni tende a essere sempre più semplice, mentre abbiamo visto che i geroglifici sono a volte proprio delle opere d'arte, anche proprio a tracciarlo sono complessi, invece qua si va verso la semplificazione. Ma qual è la novità? Che ogni segno, ognuno di questi 30 segni, corrisponde a una consonante o a uno dei tre suoni vocalici A, E, U. Quindi qual è la novità, la svolta rispetto ai ragionamenti che abbiamo fatto in precedenza? Che abbiamo finalmente un alfabeto consonantico. È un alfabeto che inizia a esprimere le consonanti e qualche suono vocalico. Quindi non è ancora un sistema completo, ok? Un sistema perfetto come il nostro. Ma siamo sulla buona strada. Stiamo capendo in queste lezioni che il cammino è molto lungo. Non si va per bacchetta magica, per intenderci, ok? Insieme a questo alfabeto ugaritico si afferma nell'area del Sinai, quindi deserto del Sinai, un alfabeto chiamato proto-sinaitico, proto-sinaitico. Ancora una volta, dietro questa scrittura c'è una lingua appartenente al ceppo semitico. Ok? Proto-sinaitico segna le consonanti, quindi è molto simile all'ugaritico. Allora, perché vi ho citato questi due alfabeti? Il primo perché è cronologicamente la prima forma di alfabeto consonantico. Ci siamo? Il proto-sinaitico, ve l'ho citato perché nasce nella stessa area geografica quasi contemporaneamente e anch'esso nota le consonanti. Ma per la storia degli alfabeti è una precisazione non secondaria. Perché? Perché dal proto-sinaitico, quindi poi voi abituatevi magari a farvi anche gli schemi, no? Magari le derivazioni, dal proto-sinaitico deriva l'alfabeto fenicio. La scrittura aramaica, quella ebraica e poi quella greca e da lì pian piano tutti gli alfabeti in uso oggi. Com'è? Allora sono due lingue dello stesso ceppo, ma l'aramaico e l'ebraico sono
della stessa famiglia, ok? Ma sono due dialetti diversi. Ad esempio, Gesù parlava in aramaico, è una variante, ok? Però si considera ebraico e aramaico, ma sono nello stesso ceppo, la stessa famiglia, ok? Aramaico viene dopo. Sono delle piccole differenze, non è che sia così sostanziale. Ci siamo, allora perché siamo arrivati a un punto nodale fondamentale della nostra riflessione? Perché dire alfabeto fenicio vuol dire poi dire il nostro alfabeto, ok? Tramite il greco, e adesso capiremo perché. No, dal proto-sinaitico deriva il fenicio, poi la scrittura ebraica, aramaica, è il modello da cui traggono ispirazione tutti questi altri. E noi ci fermiamo sul fenicio perché? Perché poi i greci hanno preso dal fenicio e dall'ebraico e hanno creato il loro alfabeto, che però poi diventa la base per tutti gli altri alfabeti, perché poi da quello c'è l'etrusco, dall'etrusco prendono i latini e dai latini è il nostro alfabeto mondiale di fatto. Ok? Quindi vedete, però tutto sorge qui e in questo periodo storico. Ok? E la lezione di oggi, nella lezione di oggi vi spiegherò un po' il significato che avevano queste lettere, perché noi tutti parliamo di alfabeto, no? Alfabeto perché? Chiamiamo alfabeto perché viene dalle due prime lettere dell'alfabeto greco. Per intenderci, l'alfabeto greco alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, fi, chi, psi, omega. Ok, sicuramente alfa, omega, pi greco, tante le conoscete anche per il linguaggio matematico. Ma attenti, chi non approfondisce il tema cosa pensa? Ah, ok, sono le lettere dell'alfabeto greco. In verità, dimostrazione di quello che vi ho appena detto e dopo lo vediamo sempre più nel dettaglio, queste sono traduzioni greche dell'alfabeto fenicio ed ebraico. La lettera alfa in ebraico tuttora si dice alef. Allora, provate soltanto a andare a orecchio. Alef, bet, beta, gimel, gamma, dalt, e dopo ve le leggo così capite. Quindi cosa vuol dire? Che i greci alla fine hanno preso da lì anche il disegno. E quello che cercherò di spiegarvi oggi, come lo hanno fatto, ciò che è importante. Ok? Quindi, in pratica, noi siamo partiti col proto-sinaitico, per intenderci 1500 avanti Cristo, proto-fenicio 1300 avanti Cristo, fenicio 1100, fenicio o paleo ebraico, quindi la forma ebraica più antica, 1000 avanti Cristo, alfabeto greco 800 avanti Cristo, etrusco 800 avanti Cristo, latino 600 avanti Cristo. Questa è un po' la cronologia degli alfabeti. Prof, scusi. Sì? Interrompo. Ripetere, per favore. Ok, allora la successione cronologica. Okay, grazie. Siamo partiti dall'Egizio, siamo nel 3000 avanti Cristo. Poi abbiamo il proto-sinaitico nel 1500 avanti Cristo. Poi c'è il proto-fenicio, protos significa sempre prima fase, ok? Proto-fenicio 1300 avanti Cristo.
Poi abbiamo il fenicio arcaico, 1100 avanti Cristo, poi il cosiddetto fenicio o paleo ebraico, siamo nel 1000 avanti Cristo, poi vedete che passano un po' di anni e si arriva all'alfabeto greco, 800 avanti Cristo. Contemporanea si sviluppa l'alfabeto etrusco nell'800 avanti Cristo e poi si arriverà alla definizione dell'alfabeto latino nel 600 avanti Cristo. Ok? Poi gli alfabeti moderni sono in stretta connessione con quello che vi è stato detto prima, con la nascita della stampa, per cui poi i caratteri diventano, no, mobili, eccetera. Ok? Posto. Grazie. Prego. Allora, potete fare 5 minuti di pausa o andiamo? Pausina. I soliti, soliti viziosi. Allora, la concedo se mi spiega da quale parola deriva il termine pausa. Ecco, greco va sempre bene, non vale. Quello è il passepartout. Pausa è un altro termine greco, da pauo, vuol dire cessare, interrompere. Quindi è andata. A casa bevetevi un caffè, siete più fortunati. Ma il termine pausa lo dobbiamo sapere anche per l'esame, no?